Ragazzi, voi sapete, vero, gli schiavisti che io ho sconfitto nell'episodio precedente? Io sono come quelli lì, perché sto costringendo i Kriz, che è uno schiavo, a stare qui a subirsi i miei gameplay. Quindi Kriz, si attiva, E altrimenti ti vuole anche che frusto. sono attivo, quindi rendetevi conto di che vita di merda passo. Allora, dovevo dirlo nell'episodio precedente, ma ve lo ricorderò con una scritta nell'editing. Vaffanculo, EVG ottimizzatore, quando è che ti ho scaricato? Perché non te ne vai? Scaricato per i Stavo dicendo in ogni sono caso, ragazzi, esperto. che ho ricreato il nostro canale, il nostro clan su Clash Royale, Alpha e Aleph. Potete joinare quando volete. In ogni caso, io non abbandonerò mai più il gioco se vedo che nel clan ci sono i fan. Perché la volta scorsa ci siamo stancati e abbiamo abbandonato il clan. Stavolta qui non lo faremo, anche se non abbiamo voglia di giocare, noi ce lo teniamo attivo, così al massimo non lo disinstalliamo, così al massimo rimaniamo con voi. Questi qui sono i tre settori che ci trovano. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la fine della galassia. E avvisare l'impero. Tuttavia, ci sono tre settori: quello pacifico, che è più pacifico, meno nemici, più scelte da fare. La nebula, che è una rottura di coglioni, ci tocca farlo per forza. E quello ostile, che ha tanti nemici. Le nebule è meglio evitarle, io dico. Qui. Sì, devi farle per forza. Io dico, ragazzi, facciamo. Noi, è vero che ci sono tanti nemici. No, devi farne due per forza. Sì, no, uno solo, perché posso No, scegliere se andare di due. qua o di qua. Poi Sì, ma dopo se anche qua. vai Sì, qua. anche. E anche qua avanti, insomma, devo farne sempre due per forza. La mappa è generata random. Tanto vale che vai sotto. In ogni caso, io direi di fare il settore ostile, che settore ostile vuol dire combattimenti. Combattimenti vuol dire divertimento. Chris, sei divertito? Non è No. divertito, non gli piace il gioco, Ho le ragazzi. catene ai piedi, toglile. Fottiti, tu resti qua come a fare i gameplay. Non ti darò la libertà finché non farei 15 gameplay entro questo Non so chi è mese. peggio, chi è costato a guardarmi, non so cosa farmi. Fottiti. Andiamo nel settore nebula, casomai poi possiamo cambiare. Siamo così andare nella nebula. Le nebule ci fottono i cazzo di sistemi di videosorveglianza. E come potete vedere abbiamo i sistemi di videosorveglianza 0. Quando sono a livello 1 vediamo quello che succede nella nave. A livello 2 vediamo quello che succede nella nave nemica. E via via così avanti. In ogni caso, fanculo. Potenziamoci un attimo la nave, gli scudi, che non siamo riusciti a potenziarli nell'episodio precedente. E che dobbiamo riuscire a potenziarci. Intanto mandiamo su l'energia qui, come potete vedere, potenziando i motori, abbiamo mandato l'energia, aumenta le possibilità di schivata, come potete vedere qui. Intanto, già che l'energia è lì, inutile, manco vale usarla per scopi utili. L'uscita è qui, i settori nebula, è vero che danno fastidio anche ai nemici, però danno più fastidio a noi che ai nemici, quindi con calma ne usciamo. Ma con calma. Quindi, nave nemica, questa nave nemica qui è automatizzata, quindi non ci sono nemici. A me non mi interessa niente, in ogni caso noi dobbiamo attaccarla perché tanto è messa male con le armi, non ci dovrebbe far danno perché l'attacchiamo. Vaffanculo, non pensavo fosse più scarso, subito alle armi, subito alle armi, tutto alle armi. Cazzo, è già pronto a sparare, spara prima che spari lui. Vaffanculo, ci hanno colpito! Ci hanno colpito, Kriz! Tutta colpa tua che non fai niente. Hai una nave di merda. Fottiti! E basta, abbiamo già vinto, però potevamo. Cazzo, potevamo evitare di subire danni. Abbiamo tenuto bene 17. La miseria! Abbiamo tenuto cose perché la nave nemica è distrutta e cose perché abbiamo anche visitato la stazione che la nave nemica stava controllando. Ci potenziamo gli scudi, diminuiamo di uno i motori e pam, ora abbiamo due scudi pronti a proteggerci al posto di uno. Spero che il gameplay possa essere chiaro. Il gameplay finirà quando raggiungeremo la fine del settore, casomai andrò avanti da solo perché Kriz non sa che fare qui accanto a me. Io l'ho fatto per mostrargli il gioco e magari gli piaceva, ma come vi ho detto, Kriz si è colpito una grave malattia, voglia di non fare un cazzo, ragazzi. Chiamate il 911 per donare 2 euro a Kriz per curare 911, porca troia, questa la malattia. polizia! Chiamo la polizia per dargli i Tu dovresti soldi! dare tipo andare un mese in prigione, così ti ritorna la voglia di vivere. I nostri sensori non rilevano un cazzo all'interno di questa. Potenziamoci, ci ripari. No, vaffanculo, con 5 monete noi non ci paghiamo neanche. Cosa ci paghiamo con 5 monete? Cosa che poi sarebbe illegale perché loro ci vendono l'equipaggio. Non sarebbe schiavismo questo. Anche qui potete vedere anche, ve le faccio leggere a voi. No, sin, togli, mi sa No, non che possiamo comprarcelo. Abbiamo l'Enchi, come vi ho detto prima, ve l'ho già descritto nell'episodio precedente. Le lumache di qui non sono un cazzo neanch'io, che sono molto rare da trovarsi, li trovi solo nelle nebule.
Quindi hanno poteri telepatici, sono immuni al controllo mentale. In poche parole, sono come ci potenziano i sensori, da quel che ho capito, e vediamo le navi nemiche. E gli uomini di roccia molto fighi hanno più vita, sono più lenti e sono immuni al fuoco. In ogni caso, noi cerchiamo di ri ci ripariamo un po' lo scu. Il cazzo che ci frega qua. Saltiamo verso il prossimo settore che. Anzi, no, facciamo un attimo il giro largo per cercare di raccogliere un po' più. Tanto munizioni, carburante ne abbiamo. Vaffanculo. I nemici si teletrasportano sfruttando l'invisibilità sulla nostra base. Tutti pronti? Ma. No, Lenji vaffanculo. Lenji non vale un cazzo nei combattimenti. Scappa, Angie. E guarda, guardagli. No, scappa, Angie. Scappa, Angie. È stato inutile, lo sai, Dov'è? molto. Artyom, sostituisci. Stannis che è ferito. Stannis, va a riparare. Angie, va a riparare. Cazzo, è molto difficile. È molto difficile. Andate tutti quanti a riparare. Tutti a riparare. Voi scappate. Schermagliatevi. E loro che fanno, scusa. Schermagliatevi. Ok, bene. Ora noi dobbiamo puntare il combattimento all'interno della nostra cazzo di. Ci sono riparati. Perché se combattiamo dentro la nostra. È difficile la frase. Se combattiamo dentro al cazzo che ci frega qui, dentro alla farmacia, vaffanculo, abbiamo perso un uomo dell'equipaggio. Era un engine, No, non importa, ci dà anche. Ok, bene, abbiamo vinto perché se combattono qui noi ci rigeneriamo costantemente, loro no. Vaffanculo, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio. Ora Lenji ripara, mandiamo un'altra persona a riparare. No, vaffanculo, ci sono altri intrusi, ma sono in tantissimi. È pericolosissimo, in quanti sono? Ma che sono qui ora? Dove sono? Hai visto che qua si è danneggiato da solo? Guardalo qui il ma bastardo. sì, vabbè, era Ma uno. era un esercito, bastardo di merda. Ci hanno danneggiato un sacco, non me l'aspettavo, vaffanculo. È stato più difficile di quello che mi aspettassi. In ogni caso, Sandor è pronto per tornare ai motori. Lenji è stato rigenerato. Andiamo a cazzo a ripotenziarci il cazzo che ci frega qui. Vaffanculo, no. Non mi era mai successo, ci sono rimasto male, mi hanno stuprato. Cioè, li ho uccisi tutti, però ho subito danni che non avrei dovuto subire. Davos, torna qui. E il nostro. È morto Stannis. No, È uno Stannis, spoiler per cioè. caso? Sì. Cioè, adesso c'è Davos che è triste. Davos si suicida, è morto Stannis. Stannis era l'unico erede. Era l'unico erede del Trono di Spade. Cosa faremo ora da soli? Arriva Sandor Clegane. Fanculo, re! Era come tutti gli altri, poi moriva. Moriremo tutti in questa cazzo di serie. Dobbiamo scappare. Non è buio. Gli scanner rivelano un cazzo. Allora, quindi, gli scanner un grande campo Sì, di esplora gli asteroidi. asteroidi. Esplora gli asteroidi. Troppo. Esplora Esplora gli gli. Dobbiamo asteroidi. rischiare. Abbiamo trovato un be bella roba. Altro Bene. volevo ucciderti. Stronzo! Stronzo! Voglio esplorare gli asteroidi, però bendato. Troviamo la stazione che ci dicono di ripararci, ma noi non possiamo. Allora, ragazzi, non sta andando male perché andiamo, ma neanche bene Hai perché sorpassato stava l'istinto, ti rendi andando conto? benissimo. Però sono successe stronzate che ci hanno. Era tanto che non ci gioco, ragazzi. Non so. Ah, questi qui sono gente leale all'impero. E praticamente ci danno i nostri cazzo. Praticamente ci danno soldi e tutto. Nel prossimo episodio ci potenzieremo. E andiamo al prossimo settore. Anzi, andiamo a ripararci qua. Non dovrebbero prenderci. Andiamo a ripararci, veloci, veloci. Ripara tutto. Fix all, sì, fix all, bene, abbiamo ancora soldi, bene. Poi qui noi possiamo comprare tante robe, Vendi tuo missili. equipaggio, stronzo. Posso. No, solo le armi, non No, posso. peccato. Mi piacerebbe. No, vabbè, siamo a posto. Ok, come potete vedere, se la flotta nemica ci ingloba, siamo nella merda. Quindi scappiamo il più veloce possibile. E ci troviamo nel prossimo gameplay, dove saremo al prossimo settore, ostile o civile. Scrivetelo nei commenti. Sempre se seguirete i gameplay che è molto palloso. In ogni caso, il gameplay è uscito, eccovelo qua. Vedrò di caricarli Uscito quando ci mancherebbe, è posso. la fine, come fanno a vedere la fine senza che è uscito? Senti, ragazzi, io è stata una settimana che ero pieno di malattie e sono andato a scuola comunque. Sarò Ah, pure sto inattivo e ancora arrabbiato, male. però non sono coglione. Fottiti. Mister L è in stato di salute precario. In ogni caso, ha la voglia di vivere al contrario di Grizz. Sì, ma non sono coglione. Fottiti. Quindi, ragazzi, il gameplay finisce qua. Se vi piace, vedrò di portare una serie. Una serie che potrebbe anche essere.
Molto Non c'è più difficile, che no. cazzo di No. Sarà molto lunga perché sarà molto difficile. Di sicuro quando arriverò al boss finale con questa serie qui, sempre se ci arriverò, cazzo, vi ho spoilerato che c'è un boss. Di sicuro mi romperà il culo perché ho bisogno di rifare l'esperienza, mi sono dimenticato cose, il gioco è molto difficile, ragazzi. Ci saranno anche molte navi e molte razze da poter sbloccare e il gameplay finisce qua. Spero che vi piaccia e ci si vede al prossimo video. Saluta i Chris, saluta Buonasera. Antonio. Ok, ciao a tutti.